Se uno pensa a domenica, qual è il piatto che vi ricordate con più entusiasmo, con più golosità, diciamo? Il pollo al forno con le patate. Oggi lo facciamo insieme, è festa, ci abbiamo un pochino più di tempo e facciamo il pollo. Quindi ho una bella metà di pollo, eccola qui, del succo di limone, dei limoni non trattati, vedete? Questi qua sono i limoni veri, quelli che non sono non trattati, vengono così, non dentro a quadrina brutta, triste, senza foglie. Poi patate, quelle buone, brutte ma buone, perché noi vogliamo le patate brutte, ma buone. Poi ho questa fortuna dell'aglio fresco in questo momento e quindi la uso, non importa niente. Poi, allora, andiamo un po' qua il nostro trucchetto, le erbette. Erbette, guardate, qui ho di tutto, alloro, salvia, timo, mentuccia, menta, ho anche il finocchietto, ho di tutto, però mi raccomando, non ci fossilizziamo, l'ho detto sempre, la cucina sono dei suggerimenti, poi mettete quello che vi piace di più. Allora, ho il pollo, quindi come lo insaporiamo questo pollo? In questa maniera, alziamo la pelle piano piano, così, vedete? Guardate, così, guarda qui. Quindi, che cosa ci permette di fare il pollo? Dato che è neutro come gusto, ecco perché piace a tanti, è ricco di proteine, però dobbiamo dargli noi, lo personalizziamo noi. In questo caso metto lo spicchio d'aglio intero, poi metto un po' di timo, che io sto a fare sto polletto, poverino, se lo sapesse. Allora, qui metto il timo, poi metto in altre parti il rosmarino, profumatissimo, quindi rosmarino, così, guardate qua, così, che meraviglia. Ma da quant'è che non mangiate un pollo al forno buono veramente? Io è una vita pure io, e oggi ve lo faccio. Allora, poi vado qui di nuovo e metto la mentuccia, mamma mia che buono, così, metto la salvia, poi da dentro, parole, non so, però questi non l'ho fatti. Allora, sale dall'interno, pepe dall'interno, così, guardate che bello. Allora, un'altra cosa, dovete sempre sentire il profumo delle cose, fate spesa, è profumato, quando è fresca una cosa è profumata, non ha odore. Adesso questo lo metto qua. Ma che pollo è senza patate? Ma si può fare un pollo al forno senza patate? Ma stavo scherzando, la patata è proprio obbligatoria, è obbligatoria, eccola qua, prendo. Allora, la buccia non si toglie, io almeno a casa mia non la tolgo, quindi così vado, così le tagliamo tutte di questa grandezza, ecco qua, patate, poi aglio, patata senza aglio, la patata che vuole, c'ha due amici la patata, l'aglio e il rosmarino, quelli sempre, vanno sempre insieme con loro. Allora qui, metto qui, olio, l'olio ci vuole, vado così, che profumo, già si sente il profumo della patata al forno. Allora, poi sale, quindi ce le condiamo qui da sole, prima, quindi patate, sale, pepe, rosmarino, aglio, olio buono, con le mani, poi lettino, guardate che meraviglioso, raccogliamo tutto così, bello, così, perfetto. Poi, olio qua sul pollo, un contenitore, metto qui il succo di limone. Perfetto, così, non buttiamo niente assolutamente, così, un goccio di olio e poi temperatura del forno, quanto dobbiamo cuocere questo pollo? Allora io farei una cosa che questa qui, metterei 170 gradi all'inizio per circa 30 minuti e poi gli ultimi 20 minuti gli diamo 200 gradi. Perché a noi come ci piace la pelle? Non moscia, scrocchiarella. Ci vediamo fra pochissimo, 50 minuti all'incirca. Io adesso vado con la temperatura, la alzo, vado a 200 gradi e aspettiamo 10 minuti affinché prenda quel bel colore, bello, croccante, buono, appetitoso. Ci vediamo fra 10 minuti. Ogni tanto fate questo, bagnatelo così. Bello, coccolato, sentite che bella la pelle? Ah, che meraviglia! Ecco qua, ci siamo quasi. Forza a tavola!
E domenica si fa il pollo al forno. Guardate che spettacolo. Che meraviglia. Ma, oh, non vi, proprio, non pensateci nemmeno minimamente. Non pensate che adesso l'assaggio. Fate passare almeno 5 minuti. Sentite qua, proprio faccio sentire. È croccante, è scrocchiarello come piace a noi. 5 minuti e lo assaggio davanti a voi. Qual è la parte che preferite del pollo? Adesso qua succede poi di tutto. Il petto, a me piace questo. Mi piace questa parte qua, l'aletta, che è rimasta aperta. Guarda come fuma. Guarda bene. Ah, guarda che aspettava. Patatina, ancora è bollente, eh. La patina la mangio dopo, se no c'è un po' di brucio, ustione. Mumito, buonissimo. Le patate belle, sono belle ammorbidite, sono un po'... Che bontà. Il limone è perfetto. E niente, io mangio il pollo. Quindi, ricominciamo a fare questi piatti della domenica, mi raccomando. Che facciamo ogni voglia a tutti quanti di stare a casa a pranzo. Semplice come sempre, economica, ma la bontà che non finisce mai. Sentite qua come scrocchia. Che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.